Partito Democratico, rappresentato dal collega vicepresidente Merlo, se mi consente il senatore Rubaldo che saluto in sala, che è un mio amico da 35 anni, peraltro ogni tanto mi fa impressione, ogni volta che ci rivediamo a un convegno ci diciamo Dio quanti anni sono passati. Vorrei soprattutto per la cortese rappresentante dell'associazione Cittadinanza Attiva rispondere alla questione delle questioni che lei ha sollevato, perché qui c'è l'onorevole Rao che è stato relatore in commissione di vigilanza del parere sul contratto di servizio. Devo dire che io ho profonda stima dell'onorevole Rao e ogni volta che sento l'onorevole Rao mi incavolo con i capi del mio partito che hanno, come dire, creato la spaccatura tra il mio partito e il suo, che è un errore madornale. Io vorrei ricordare che il Popolo della Libertà già nel 2008 aveva presentato una proposta di legge in Senato per creare tra l'altro la figura dell'amministratore delegato. Io non so se sia la proposta migliore sul tappeto, ci sono quelle delle altre forze politiche, ma chiaramente le forze politiche che si ritroveranno nella 17ª legislatura dovranno riproporre, o lo dovranno fare ancora meglio nel corso della campagna elettorale, dovranno proporre ai cittadini elettori e quindi anche a quelli che fanno parte dell'associazione Cittadinanza Attiva un modello di riforma del servizio pubblico. E poi nella 17ª legislatura si dovrà realizzare, presumo, questa è chiaramente l'iter tecnico che si deve attendere ed è la prospettiva. Comunque, dicevo, la mia forza politica ha presentato quasi 5 anni fa, anzi più di 4 anni fa, una proposta di riforma del servizio pubblico. L'hanno fatto anche le altre forze politiche, però io vorrei farvi notare, e sono io che quasi pongo una domanda a tutti voi, non solo alla gentile moderatrice, al collega Rano, la posso porre all'onorevole Merlo perché ha un treno e quindi. Però io vorrei richiamare la vostra attenzione anche su un'altra questione. Vi siete posti la domanda su questo tema: qual è la proposta di 5 Stelle? Signore e signori, qual è la proposta di 5 Stelle? Cioè, ci siamo resi conto che il capo di 5 Stelle deve tutto al servizio pubblico, cioè lui è un soggetto, un uomo di spettacolo che è diventato tale grazie a una militanza tra virgolette, nel senso che è stato pagato per le sue prestazioni professionali nell'arco, credo, di un decennio dal servizio pubblico, in particolare da Rai 1, ed è diventato un uomo conosciuto da milioni di cittadini, certo non come soggetto politico, nessuno di noi poteva immaginare 20 anni fa che sarebbe diventato un soggetto politico, o 25 anni fa se non è, se non di più. Io ricordo quando lavorava negli show del sabato sera, fantastico, i vari fantastici, eccetera, eccetera. Allora, questo nuovo soggetto politico che si annuncia molto pesantemente in arrivo nella 17ª legislatura, si annuncia come una forza molto pesante, perché se è vero che lo danno tra il 15 e il 20%, i suoi 120 o quanti saranno deputati alla Camera avranno molto da dire sul tema della riforma del servizio pubblico, ce l'avranno in aula e nelle commissioni di merito, per non parlare della vigilanza. Allora io sottopongo alla vostra attenzione il quesito che mi sembra significativo, cioè questo soggetto politico che per demerito di molte forze politiche presenti attualmente in Parlamento arriverà pesantemente, e questo soggetto politico come si porrà su un tema fondamentale, cioè l'assetto del servizio pubblico radiotelevisivo e del servizio e del mondo della comunicazione in genere? Io non ho ancora capito
come si porrà, sinceramente, credo nessuno di noi, però è un argomento di grande delicatezza.